Capitano Truzzo, Truzzo italiano. Cosa c'hai? Cos'è BFF? È Best Friend Forever. Cosa hai detto? Best Friend Forever. Ah, ma c'è anche per gli uomini? No, sì, penso di sì. Ah, ok, poi me la spieghi con calma. Sì. Lei ha mai detto BFF, signor Bilinguiate? Ma perché mi dai lei? Perché le porto rispetto. Ah, allora basta che mi dai del tu però a distanza. E okay, non mi guardi fisso negli occhi, perché guardare fisso negli occhi è sfida. Come il sesso a distanza di cui ho parlato prima. Sì, cose per gente depravata. Senti, ma Paoluccio. Ah, c'hai? Io aspetta, sono... prima di tutto. Oh, come? Tappo. T'apposto, zio, deve rispondere. T'apposto. Ti voglio una settimana, vedi che mi perdi il gergale. T'apposto, zio. Ti volevo chiedere, per comunicare con un gergo giovanile, usando magari le iconcine del cellulare. Ah, i cazzilli disegnati. Si chiamano smiley, signor di Limbiate. Allora, ti spiego. Si chiamano cazzilli disegnati. Cazzilli disegnati. Quando... Ecco, se io voglio mandare dei messaggi con dei cazzilli disegnati. Sì, chiamali solo cazzilli, che si capisce. Quei cazzilli. C'è un modo per essere molto giovanile? Certo, allora ti spiego, perché fra di noi gente del quartiere hanno dei significati molto importanti, cioè, cazzilli. Voi usate gli Umberto Smiley per comunicare in modo geroglifico? Ma lui è simpatico, proprio l'avete assunto, è uno che viene così. No, hai fatto cosa hai fatto? Le serali hai fatto? Radio Elettra. Comunque ti spiego, ti faccio alcuni esempi, poi magari la prossima volta te ne faccio altri. Sì. Allora, tipo il pollicione, sai il pollicione verso l'alto? Il pollicione è quello ok, col dito. Esatto, significa ti buco un occhio. Scusi. Perché meno male, cioè ci sono cose che non vuoi far comprendere alla massa, no? Sì. Soprattutto le minacce e le cose che parlano di cose strane. Sì. Allora, pollicione in alto, buco un occhio. Ti buco un occhio. Questo è proprio secco. Okay. Poi due uomini che si tengono la mano, che c'è? I due omini, sì, due uomini che si tengono la mano più scarpa col tacco. Cosa vuol dire? Ti piace la salamazza? Ti piace? La salamazza, quando vai a alludere a un tuo amico che probabilmente deve fare un po' di outing. È una roba omofobica, terrificante. Perché scusa, io c'ho un sacco di amici che mettono i tacchi, però non si fanno vedere. Io pensavo che avessero un altro significato. Poi, sbirro, più faccina coi baffi, più man concerto, significa manna acchiappata, avvisa papà. Benissimo, questo è bello. La devi mandare magari a tuo fratello, tua sorella, sì, o sì, uno che frequenta casa tua che non ha paura di tuo padre. Allora, per chi non conosce bene gli smiley, stiamo mettendo delle immagini che li ritraggono sulla nostra pagina Facebook. Perfetto, poi, naso più bocca col rossetto. Cosa vuol dire? Ti fetia l'alito. Come? Ti fetia l'alito. Oppure mangiati una gomma, significa proprio nel gergo. Bene. Poi, tanti nasi, vuol dire, ieri sono stato in un locale pieno di drogati, mostaccio da evitare proprio. Quindi l'hanno fatto per quelle le faccine. Esatto, poi, scarpa più pugno più faccina triste, ma hanno fatto le Nike a rapina. Ma okay. No! Cioè, proprio là sei incazzato perché camminare per strada. Perché la è molto interessante. Vabbè. Poi, cuore spezzato più teschio, più vecchio, più faccina con le X sugli occhi, più coccodrillo. Oh, va che oggi non esco, che mio nonno è infartato mentre si metteva la Lacoste. No, questo serve apposta per fare in fretta quando devi mandare un messaggio. Bellissimo. Poi, forbice più foglia, sto preparando le cime. E di solito lo mandi in aggregazione a tanta gente. Mandi la rubrica a tutti. Poi, siringa più chuck, più ragazze che si tengono la mano, e da mandare magari alla tua ragazza. Oh, tu ti spruzzi, va che mica ti stai facendo un film. Mica ho guardato nessuna io, capito? Cioè, tu gli spieghi alla tua ragazza che si sta facendo dei film, si spruzza. Senza usare neanche una parola. Senza usare parole. Poi alla fine te ne dico un'altra, l'ultima, poi magari te ne dirò altre la prossima volta. Allora, due tipi grigi. Sì. Ci sono, se tu guardi, ci sono due tipi grigi, uno dietro e uno davanti. Sì. Poi più dei passi, sì, più lampeggiante, più cannocchiale. Socio, mi stanno addosso, bisogna cambiare l'imbosco. Questa è proprio quella forse un po' più criptata. Più di un po' egizio come modo di dire. Esatto, è bravo. E più o meno siamo tutti egiziani a Pinzano. Siete come. Se la parola, fai saluto Abdel. Ciao bello. Ciao Abdel. Geroglifici in pratica. Stai calmo, se hai capito tutto è bene, se no me ne vado. Sì, io andrei avanti con la musica, con una canzone che vi è stata shippata da questo coreano del sud. Sì, se vuoi faccio una telefonata, un attimo. No, ma senti, Alla